Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre, lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus. Lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità, di ogni tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari e quanti li aiutano, per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari, per i ministri delle nostre comunità. Oggi molti di noi celebrano l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo eccomi umile e totale si rispecciò l'eccomi del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un'anima sola preghiamo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, liberaci dal mal. Amen. Abbiamo pregato il Padre nostro, insieme a Papa Francesco e insieme alla grande famiglia dei cristiani. Abbiamo pregato la preghiera del Padre nostro con il nostro Papa Francesco. Ci uniamo alle preghiere di tutti i cristiani sparsi nel mondo e invochiamo l'aiuto del Signore. Disse il Signore quando entrò nel mondo: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. La festa dell'Annunciazione, la festa che ci immerge in un grande mistero, il mistero della Santissima Trinità, il mistero in cui Dio Padre manda l'Arcangelo Gabriele da Maria a Nazareth con la proposta di diventare madre di Dio, la proposta alla quale Maria risponde di sì, e grazie a questo sì, per opera dello Spirito Santo, Gesù, Figlio di Dio, assume la nostra natura umana. Gesù, Figlio di Dio, si fa uomo come noi. Questo mistero ci racconterà il Vangelo di quest'oggi. Anzi, come ha detto Papa Francesco questa mattina, sarà Maria stessa a raccontarcelo. Perché l'Evangelista Luca ha potuto scrivere queste cose solo ascoltando Maria, che ha raccontato agli apostoli la storia della propria vita. Sarà dunque Maria che ci parlerà del suo grande privilegio e della sua speciale vocazione.
croce e proteggere le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri paesi, la nostra nazione, tutta l'umanità turbata e provata dalla pandemia del coronavirus, e in modo speciale chi lavora e chi è chiamato a gestire tutta questa situazione in cui ci troviamo, tutti gli amministratori, il servizio d'ordine, tutti i volontari, tutti coloro che sono impegnati in prima fila per garantire i servizi essenziali nei negozi, nelle farmacie, negli ospedali, nel trasporto. Preghiamo quest'oggi anche per coloro che guidano la Chiesa Universale e la nostra Chiesa locale, per il Papa Francesco, il nostro vescovo Gianni Sacchi. Preghiamo pure per tutte le donne, per tutte le mamme, siano nel mondo di oggi immagine di Maria, donne di fiducia, di speranza e di coraggio. Preghiamo per i defunti, in modo particolare per Maria Elena Mariuccia, per Dinisi Giuseppe, di cui questa mattina abbiamo fatto la sepoltura al Campo Santo di Casale Popolo. Infine presentiamo al Signore attraverso le mani di Maria tutte le nostre intenzioni personali e tutte le necessità del momento presente. Preghiamo in modo particolare per le nostre comunità colpite dalla coronavirus. Il Signore ci aiuti in questo momento particolare. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vivere a con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno del Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide. Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio. Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per i peccati, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunse. Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con noi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si
allontanò da lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. La festa dell'Annunciazione. Possiamo dire che quest'oggi celebriamo una duplice festa. Da una parte contempliamo il grande amore di Dio Padre per tutti noi uomini, l'amore che si rivela nel dono del Figlio per opera dello Spirito Santo. Il Figlio di Dio dunque nel momento dell'Annunciazione fa il suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, scendendo dal suo trono celeste senza lasciare la gloria del Padre. Gesù entra quindi in una condizione nuova, infatti invisibile in se stesso, si rende visibile nella sua natura. Infinito si lascia circoscrivere, esistente prima dei tempi, comincia a vivere nel tempo, padrone e signore dell'universo, nasconde la sua infinita maestà, prende forma di sé, immortale in quanto Dio. Non si sdegna di farsi soggetto alle leggi della morte. Quest'oggi celebriamo dunque il grande mistero del concepimento del Figlio di Dio, avvenuto grazie al sì di Maria. E questo è il secondo motivo della festa di oggi. Questo sì di Maria alla volontà di Dio la rende protagonista assoluta della storia della salvezza e la mette in posizione privilegiata sia agli uomini di Dio, sia anche ai nostri, sia agli occhi di Dio, sia ai nostri occhi. Da sempre guardiamo infatti a Maria con ammirazione e con tanta fiducia. Basta pensare a tutti i santuari mariani sparsi sul nostro territorio e in tutto il mondo. Cosa rappresenta Maria per tutti noi cristiani? Inoltre, ad essere la madre di Dio, Maria è donna coraggiosa. Rimase turbata, dice il Vangelo, all'annuncio dell'angelo, e non c'è da meravigliarsi. Maria conosceva bene le Sacre Scritture e tra queste le parole della Genesi: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua e la tua stirpe. Maria dunque sapeva sin dall'inizio che il suo ruolo, il ruolo della madre del Salvatore, fosse una strada in salita, segnata dal dolore, confermata regolarmente dalla profezia del vecchio Simeone al Tempio di Gerusalemme. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, ciò che prontamente si è realizzato al Calvario, Venerdì Santo, quando Maria addolorata stava sotto la croce di suo figlio. Ma Maria, fiduciosa nell'amore di Dio, coraggiosamente ha detto di sì alla sua volontà ed è per tutti noi simbolo di abbandono a Dio e simbolo di coraggio. E quest'oggi noi tutti abbiamo bisogno di questo abbandono fiducioso a Dio, abbiamo bisogno di questo coraggio nell'affrontare il flagello della pandemia
fa uno di noi nel mistero dell'Annunciazione, di darci il coraggio di Maria, di dire sì alla sua, alla volontà di Dio, di fronte a ciò che la vita ci mette davanti, sapendo sempre che la nostra vita è come la sua, sempre in salita, ma che siamo anche sempre nel cuore di Dio. Maria dunque ci aiuti ad affrontare questa situazione in cui ci troviamo a vivere, e così sia. E ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E insieme al pane e al vino presentiamo al Signore ancora una volta tutte le intenzioni che ho presentato all'inizio della Santa Messa. Chiediamo perché il Signore queste nostre preghiere trasformi in benedizione per ciascuno di noi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi un cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto dei secoli, il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con noi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova, che
doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nei alti dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei alti dei cieli. Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. E la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri figli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. È venuto allora a dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e della partecipazione a questo convito eucaristico. Donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito che è vincolo di carità ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianni, il Collegio Episcopale, i presbiteri, gli diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore. La defunta Maria Elena Mariuccia, il defunto Dinisi Giuseppe, i defunti delle nostre famiglie e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta di uomini e ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, i santi patroni delle nostre parrocchie, i nostri santi protettori e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti.
i secoli dei secoli. Ah. E ancora una volta ci uniamo all'invito del Papa a recitare la preghiera del Padre nostro, invocando le grazie necessarie per questo tempo davvero difficile. Con fede e con fiducia in Dio, diciamo ancora una volta: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, vi prego, sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la croce. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Amen. E ora ci affideremo alla Madonna dell'Abbandono, con la preghiera scritta dal nostro Vescovo. Madre Santa, tu tieni tra le tue braccia il bimbo Gesù, che si abbandona al tuo affetto materno. In te trova quell'amore che solo una madre tenerissima può dare. Tu sei la madre dell'abbandono in Dio, alla sua volontà e alla sua parola, che sempre hai ascoltato e meditato nel tuo cuore e vissuto senza riserve. Sono davanti a te per chiederti l'aiuto e la forza di essere capace di abbandonarmi con fiducia alla volontà del Padre, per trovare la pace e la mia piena realizzazione. Tante volte non capisco e non comprendo ciò che Dio mi chiede, ma so che Lui non vuole altro che la felicità e la salvezza di tutti i Suoi figli. Ho tanti affanni nel cuore e tante incoerenze segnano il cammino della mia vita cristiana. So
e posso sempre contare su di te, madre amabile. Con la dolcezza del tuo sguardo sostienimi e aiutami a riposare al sicuro nel tuo abbraccio d'amore, come il bimbo Gesù. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, mi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A voi tutti che celebrate con fede la festa dell'Annunciazione, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Invochiamo ancora l'intercessione di Maria, dicendo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. I nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda in essi la luce perpetua, riposino in pace. Un caro saluto a tutti e buon grazie.